Bene, carissima, allora leggiamo il messaggio della Regina della Pace, dato attraverso la Vicente Meridiana, il 2 marzo del 2016, come sapete Meridiana dal 1987 alle apparizioni del 2 di ogni mese, quando la Madonna viene a pregare per i non credenti, cioè per quelli che non conoscono l'amore di Dio. E queste apparizioni del 2 marzo non si sa quanto continueranno, certo che stanno continuando da tanto tempo, già dal 1987, quindi sono 28, non so quanti anni sono, comunque sono tantissimi, sono 28 anni mi pare, che ci sono queste apparizioni del 2 del mese. Scelte perché il 2 del mese? Perché il 2 febbraio, come sapete, è la festa della presentazione di Gesù al Tempio, quando appunto viene predetto appunto che quel bambino sarebbe stato per gli uomini sarebbe stato o la salvezza per quelli che lo accolgono o di rovina per quelli che lo rifiutano, e nel medesimo tempo una spada avrebbe trapassato il cuore della Madonna. Quindi il tema della presentazione di Gesù al Tempio, il tema proprio delle tenebre che non hanno accolto la luce, non accolgono la luce, quelli insomma che non solo non lo conoscono, ma non vogliono conoscerlo e sono indifferenti, ha detto la Madonna. Quindi questa è la spada che le trafigge l'anima. Allora lei il 2 del mese viene per pregare con Meridiana, con tutti i presenti, con tutti noi, per i nostri fratelli che non lo conoscono, non lo vogliono conoscere e sono indifferenti. Vediamo questo bellissimo messaggio, cari amici, sono brani di luce, però come già vi ho detto, la Madonna non fa che commentarci il Vangelo e solamente lei lo può commentare come lo commenta e ce lo dona a noi. Cari figli, la mia venuta a voi è per voi un dono del Padre Celeste. Per mezzo del suo amore vengo per aiutarvi a trovare la via verso la verità, a trovare la via verso mio figlio. Vengo a confermarmi nella verità. Desidero ricordarvi le parole di mio figlio. Egli ha pronunciato parole di salvezza per il mondo intero, parole d'amore per tutti, l'amore che ha mostrato col suo sacrificio. Anche oggi però molti miei figli non lo conoscono. Non vogliono conoscerlo, sono indifferenti. A causa della loro indifferenza, il mio cuore soffre amaramente. Mio figlio è sempre stato nel Padre. Nascendo sulla terra ha portato la divinità, mentre da me ha assunto l'umanità. Con lui la parola è giunta in mezzo a noi. Con lui è giunta la luce del mondo che penetra nei cuori, li illumina, li ricolma d'amore e di consolazione. Figli miei, possono vedere mio figlio tutti quelli che lo amano, poiché il suo volto è visibile attraverso le anime che sono ricolmi di amore verso di lui. Perciò, figli miei, apostoli miei, ascoltatemi. Lasciate la vanità e l'egoismo. Non vivete soltanto per ciò che è terreno, materiale. Amate mio figlio e fate sì che gli altri vedano il suo volto attraverso il vostro amore verso di lui. Io vi aiuterò a conoscerlo il più possibile. Io vi parlerò di lui. Vi ringrazio. Mi sono, come vi ho detto, messaggi che escono dal cuore della Pila di Grazia, nella sede della Sapienza, da un cuore di madre, che qui è un cuore che batte d'amore per suo figlio, ma anche per noi, e di dolore, un cuore trafitto per quei figli che non accogliendo la salvezza che viene da Gesù, si perdono. Come ha detto già la Regina della Pace, il mio cuore, io verso lacrime di sangue, ha detto, per ogni mio figlio che si perde nel peccato. Ora vediamo, cari amici, passo per passo,
quello che hai ricevuto da Madonna, non intendo fare commenti, diciamo così, che non, però qualche piccola aiuto insieme per meditare, per capire, anche se poi ognuno di noi dovrebbe raccogliersi in preghiera e chiedere la grazia dello Spirito Santo e leggere e rileggere questo messaggio un po' ogni giorno. La mia venuta, cari figli, la mia venuta a voi è per voi un dono del Padre Celeste. La Madonna ci ricorda ancora una volta, ce la ricordo infinite volte, che è un dono incommensurabile che lei ha ottenuto dal Padre Celeste per venire qui e stare così, qui in mezzo a noi da così tanto tempo. È un dono speciale che ha avuto la nostra generazione e del quale pochi sono consapevoli, perché anche molti di quelli che hanno accolto la chiamata si sono stancati e perfino ci sono quelli che sono seccati, come dire, ma è ancora qui? Ancora qui cosa fa? Cosa viene a fare? Cosa viene a disturbarci? Non siamo consapevoli di questo dono della nostra generazione, un dono incommensurabile del Padre Celeste. Infatti, cari amici, grazie a questo dono, grazie all'amore del Padre Celeste che l'ha inviata, lei viene qui in mezzo a noi per aiutare noi che siamo persi, che ci siamo persi, che non sapevamo chi siamo, né da dove veniamo, né dove andiamo, è venuta qui per aiutarci a trovare la via verso la verità. E qui, cari amici, è la Madonna, c'è da dire che nei messaggi degli ultimi tempi, non so, degli ultimi anni, sempre più torna la parola verità, perché siamo nella dittatura del relativismo, siamo nella notte della menzogna e della morte, e molti vagano qua e là senza una verità e una luce che illumina sulla strada, che illumina su chi sei, su dove vieni, su dove vadi, su dove vai. È una luce che illumina, che dà il senso alla vita. Oggi la maggior parte degli uomini vagano nelle tenebre, sono persi, vi siete persi, figli miei. La Madonna è qui per aiutarci a trovare la via verso la verità. E chi è la verità? È suo figlio che ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Cioè, noi abbiamo perso Gesù perché non abbiamo più pregato, la nostra fede si è estinta. Per noi Gesù è un illustre sconosciuto, comunque al massimo è un uomo, o al massimo un maestro, non è più il centro della nostra vita, non è più il centro della storia, non è più lui il Signore e il Salvatore. La Madonna è qui per evangelizzare suo figlio, per aiutarci a trovare la strada che porta al suo figlio. È qui per dirci: vengo a confermarvi nella verità. È qui per dirci che suo figlio è Dio, fatto uomo nel suo grembo, e quindi che le sue parole sono parole di vita eterna. Perciò la Madonna è qui per evangelizzare suo figlio, perché noi possiamo trovarlo, incontrarlo, e per incamminarci sulla strada che porta a lui e a confermarci che solo lui ci può salvare. Ed è qui la Madonna per ricordarci le parole di suo figlio, quelle del Vangelo che noi abbiamo dimenticato, che abbiamo cancellato, che abbiamo deturpato, che abbiamo reso parole umane, quelle parole che non passeranno, che sono parole di vita eterna, le abbiamo snobbate. E perciò la Madonna è qui per ricordarci quelle parole di suo figlio che noi abbiamo dimenticato. Perché solo lui ha pronunciato le parole di salvezza per il mondo intero. Quelle parole sono quelle che salvano. Quelle parole sono quelle che illuminano. Quelle parole sono quelle che indirizzano nella vita. I suoi comandamenti sono quelli che su cui fondiamo sono quella roccia su cui possiamo costruire la casa della nostra vita. E questo è vero per tutti gli uomini, e quindi Gesù è il salvatore di tutti, anche dei musulmani, anche degli induisti, anche dei cinesi, anche degli atei, di tutti. Sono le sue parole,
Quelle che lui ha pronunciato sono le uniche parole di salvezza per il mondo intero e sono parole di amore per tutti. Mi pare che quando leggo queste cose qui mi viene in mente Papa Francesco, che ci dice di tenere il Vangelo in tasca e di meditare le parole di Gesù, che lui ci aiuta a meditare ogni mattina quando dice la messa a Santa Marta, che quelle parole che sono sempre sulle sue labbra, che ci ricordano di domenica al Vangelo dell'Angelus, anche lui, come la Madonna, ci ricorda le parole del Figlio di Dio, quelle che lui ha pronunciato per la salvezza del mondo intero, parole di amore per tutti. Ma attenzione, non sono solo parole d'amore, sono parole che lui ha vissuto, quell'amore che lui ha vissuto e che ha mostrato col suo sacrificio, nei giorni della passione, soprattutto quando Gesù è stato imprigionato, processato, flagellato, sputacchiato, incoronato di spine, e poi flagellato e poi esposto all'udibrio della gente che ha detto il suo crucifige e poi è stato inchiodato in croce. Noi in Gesù siamo chiamati a guardare in questo tempo di Quaresima l'amore crocifisso. Come vedete, cari amici, c'è il messaggio a Maria del 25 febbraio, 5 di Miriana. La Madonna ci ricorda il sacrificio di Gesù per amore. Però anche oggi, come ieri, come nel tempo della passione, anche oggi molti miei figli, i figli di Maria sono tutti gli uomini, in particolare quelli che hanno ricevuto la grazia del battesimo, anche oggi, riguardo il messaggio di qualche tempo fa, dove la Madonna dice: mio figlio mi ha detto, cioè sulla croce gli ha detto, che sono la madre del mondo intero. Quindi lei si rivolge a tutti, e quindi abbraccia tutti gli uomini, anche quelli che la perseguitano e la insultano e la bestemmiano e la prendono in giro. Anche oggi però molti miei figli non lo conoscono, e lo sappiamo, molti non lo conoscono, molti lo negano, molti non vogliono conoscerlo, molti alzano le spalle. Questa è stata la sorte di Gesù nel corso della storia. La luce venne nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Anche oggi però molti miei figli non lo conoscono, non vogliono conoscerlo, sono indifferenti. Anche la Madonna ha detto che di se stessa e delle sue parole molti neanche mi prendono in considerazione. Anzi, ha detto un numero enorme, neanche mi prende in considerazione, cari amici. Ha più amici il diavolo di Dio. A causa della loro indifferenza il mio cuore soffre amaramente. La Madonna pensa, è in agonia, il cuore di Maria è in agonia fino alla fine del mondo. Poi la Madonna, cari amici, ci rivela il mistero di suo figlio, che è Dio eternamente generato dal Padre, ma che si è fatto uomo e che nel suo grembo e che ha tratto da lei la sua umanità. Qui mi viene da pensare, cari amici, è una frase molto bella dove la Madonna ci ricorda che il figlio che viene concepito nel grembo e viene generato prende l'umanità. Per quanto riguarda il caso di Maria, ha preso tutta la sua umanità dalla madre, ma quello che è un uomo prende l'umanità dal padre e dalla madre. È un'indicazione di questa grandezza della paternità e della maternità, cari amici. Nascendo sulla terra ha portato la divinità, perché è il Verbo che si è fatto carne, ma la carne gliela va dalla Vergine Maria. Nascendo sulla terra ha portato la divinità, mentre da me ha assunto l'umanità. Con lui la parola è giunta in mezzo a noi, quindi attraverso la sua santa umanità, unita alla divinità, la parola di Dio, la verità divina, è giunta in mezzo a noi. E così con lui, in mezzo a noi, è giunta la luce del mondo, la parola, lui è la parola, lui è la luce del mondo, lui è la via, la verità e la vita. E questa luce del mondo, questa parola di Cristo, questa presenza di Cristo, penetra nei cuori. Ovviamente i cuori che non sono murati in se stessi,
che non si sono induriti nel male, che sono aperti e che si aprono alla sollecitudine con cui Gesù bussa alla porta. Colui è giunta la luce del mondo che penetra nei cuori, li illumina, li ricolma d'amore e di consolazione. Questa è un'esperienza, cari amici, che tutti noi abbiamo fatto, possiamo fare nella preghiera. Con Gesù è giunta a noi la luce del mondo che penetra nei cuori, li illumina, li ricolma d'amore e di consolazione. Le vedi subito le persone che hanno la presenza di Gesù nel cuore. E così, cari amici, quando Gesù è presente nei nostri cuori, li compenetra, li illumina, li ricolma d'amore e di consolazione, allora, cari amici, tutti quanti gli altri che sono lontani possono vedere mio figlio in voi. Gli altri vedono mio figlio in voi che lo amate, perché in voi, dove vive mio figlio, il vostro volto lo rende visibile. Le vostre parole lo rendono visibile, il vostro cuore lo rende visibile. E quindi, cari amici, e questo è l'apostolato, attraverso le anime che sono ricolmi di amore verso Gesù, gli altri possono vederlo e possono anche loro accoglierlo e farsi compenetrare dalla sua luce. Ma però, cari amici, se noi siamo opachi, e se noi non lo accogliamo, se noi invece c'è il mondo con le sue sirene, con le sue pesantezze, con i suoi peccati, non siamo più coloro attraverso i quali la Madonna vuole avvicinare i lontani, i figli lontani. Perciò ci dice: figli miei, apostoli miei, voi che vi ho scelto, voi che avete risposto alla chiamata, che dovete essere lo specchio attraverso il quale gli altri vedono Gesù. Voi ascoltatemi, almeno voi ascoltatemi, lasciate la vanità, le cose effimere del mondo che passa e la vita fatta di avidità e di egoismi. Non vivete soltanto per ciò che è terreno e materiale. Ma non ci dice che non dobbiamo lottare per il pane quotidiano, sappiamo quanto questo sia difficile, però ci dice: cercate prima Gesù e tutto il resto vi sarà dato. Perciò ci dice a noi che dobbiamo essere i suoi apostoli, i suoi figli che portano i fratelli lontani alla casa del Padre. Lasciate la vanità, l'orgoglio, l'egoismo, il mondo con la fiera delle vanità, no? Lasciamo tutto questo, lasciamo il peccato, l'egoismo, le passioni. Non vivete soltanto per ciò che è terreno, materiale, tanto è tutta terra, tutta polvere. Amate mio figlio, cioè cercate prima il regno di Dio, poi il resto vi sarà dato. E fate sì che gli altri vedano il suo volto attraverso il vostro amore verso di lui. Cioè noi dobbiamo essere uno specchio che riflette Gesù, e in modo tale che gli altri possano vederlo. Quindi dice a noi che siamo i suoi apostoli, quelli che hanno risposto alla chiamata: ascoltatemi, lasciate la vanità e l'egoismo, non vivete soltanto per ciò che è terreno, materiale, amate mio figlio e fate sì che gli altri vedano il suo volto attraverso il vostro amore verso di lui. Io vi aiuterò a conoscerlo, qui da 35 anni che per aiutarci a conoscerlo il più possibile. Io vi parlerò di lui, cari amici. La Madonna qui non è qui per annunciare un Vangelo, altro che Madonna chiacchierina. Se non ci fosse lei che ce lo fa conoscere e che parla di lui, quanti rimarrebbero nella tenebra? Come dobbiamo essere grati al Padre Celeste che ci ha fatto questo dono, che ha inviato, spinto dall'amore, la Madre, per aiutarci a trovare la via verso la verità, verso suo figlio, affinché anche gli altri, attraverso di noi, lo possono conoscere, amare e salvarsi. Rileggiamo questo meraviglioso messaggio, pieno di luce, di amore, di speranza e di vita. Cari figli, la mia venuta a voi è per voi un dono del Padre Celeste. Per mezzo del suo amore vengo per aiutarvi a trovare la via verso la verità, a trovare la via verso mio figlio. Vengo a confermarvi la verità
Desidero ricordarvi le parole di mio figlio. Egli ha pronunciato parole di salvezza per il mondo intero, parole d'amore per tutti, l'amore che ha mostrato col suo sacrificio. Anche oggi però molti miei figli non lo conoscono, non voglio conoscerlo, sono indifferenti. A causa della loro indifferenza il mio cuore soffre amaramente. Mio figlio è sempre stato nel Padre, nascendo sulla terra ha portato la divinità, mentre da me ha assunto l'umanità. Con lui la parola è giunta in mezzo a noi, con lui è giunta la luce del mondo, che penetra nei cuori, li illumina, li ricolma d'amore e di consolazione. Figli miei, possono vedere mio figlio tutti quelli che lo amano, poiché il suo volto è visibile attraverso le anime che sono ricolme d'amore verso di lui. Perciò, figli miei, apostoli miei, ascoltatemi. Lasciate la vanità e l'egoismo. Non vivete soltanto per ciò che è terreno materiale. Amate mio figlio e fate sì che gli altri vedano il suo volto attraverso il vostro amore, verso di lui. Io vi aiuterò a conoscerlo il più possibile. Io vi parlerò di lui. Vi ringrazio. Questo è il messaggio della Regina della Pace, dato attraverso la Vergine Mariana, cari amici, che ci accompagni queste parole della Madonna verso la Quaresima, con gli occhi fissi su Gesù, in modo particolare su Gesù che soffre, su Gesù che espia, su Gesù che è paziente, su Gesù che porta, che tace, che porta la croce, che prega, che si immola, che offre la sua vita in sacrificio, che Dio ci dia anche a noi la grazia di partecipare a questo mistero della passione di Gesù per poter partecipare alla sua risurrezione.